fondi immobiliari hanno subito un'evoluzione non indolore, ma piuttosto, diciamo, definita ormai. Ci sono numerose SGR, che sono coloro che gestiscono questi fondi immobiliari, espressione sostanzialmente di investitori istituzionali, bancari, e non. Quindi il mercato ha una sua notevole, in questo momento, chiarezza di ruoli e di definizione e sicuramente è ormai uno strumento consolidato nel mercato immobiliare. L'operazione di valorizzazione degli immobili pubblici è un'operazione sicuramente lodevole, soprattutto perché consentirà a molti enti territoriali di poter incassare delle somme significative dalla vendita di questi immobili e poter ripagare i propri debiti. L'investimento nel real estate può avere dei vantaggi e degli svantaggi fiscali in modo estremamente differenziato a seconda della categoria catastale dell'immobile, a seconda del soggetto che investe in questi immobili. Ad esempio, è sicuro che l'investimento tramite quote di fondi di investimento immobiliare pone dei vantaggi notevoli dal punto di vista tecnico. Tuttavia va precisato che il legislatore già nella finanziaria per il 2008 aveva proposto la riforma del sistema fiscale relativo al comparto immobiliare e non l'ha mai fatto. E questo ovviamente è un problema, nel senso che l'auspicio è che sia più presto nell'agenda politica la riforma del sistema fiscale relativo al comparto immobiliare. La riforma è un auspicio anche perché ad oggi l'impressione che abbiamo noi da tecnici è che il sistema non sia equilibrato e quindi ponga notevoli distorsioni nella scelta di investimento da parte degli operatori.